Riccardo Paletti è stato un pilota automobilistico italiano, nato a Milano il 15 giugno 1958. Era figlio di una ricca famiglia di imprenditori milanesi che aveva costruito la propria fortuna come costruttore e immobiliarista. Il padre Arietto era un grande appassionato di motori e sostenne la carriera automobilistica del figlio. Paletti iniziò la sua carriera nel 1978, gareggiando in diverse categorie, tra cui la Formula Fiat Abarth, la Formula 3 italiana e la Formula 2 europea. Nel 1982, grazie al sostegno finanziario del padre, Paletti debuttò in Formula 1, al volante di una Osella FA182, senza riuscire a qualificarsi al Gran Premio del Sudafrica, per via di una monoposto non competitiva. Paletti riuscì successivamente a qualificarsi al 23esimo posto, per il Gran Premio del Canada, che si tenne il 13 giugno 1982, due giorni prima che il pilota milanese compisse gli anni. Il giorno della gara, Didier Pironi, che era in pole position, ebbe un inconveniente al via, e il motore della sua Ferrari si spense. Il francese segnalò l'inconveniente agitando le braccia allo scattare del semaforo verde, quando ormai non era più possibile interrompere la partenza. Quasi tutte le vetture riuscirono ad evitare la monoposto del francese, con l'eccezione di Roberto Guerrero e Raoul Boisel, che la colpirono di striscio, spostandola leggermente dalla piazzola di partenza. Paletti, che partiva dall'ultima fila e aveva quindi la visuale ostruita dai concorrenti che lo precedevano, non fu in grado di reagire in tempo, e andò a schiantarsi contro il retrotreno della Ferrari, quando la sua monoposto aveva raggiunto una velocità di circa 180 km orari. L'impatto fu violentissimo, e la centina dell'abitacolo dell'Osella di Paletti si accartocciò, intrappolando il pilota già privo di sensi nell'auto. Pironi uscì immediatamente dalla propria vettura per aiutare il collega, insieme ai commissari di gara, ma dopo pochi secondi la benzina, che era fuoriuscita dal serbatoio dell'Osella, prese fuoco, avvolgendo completamente la vettura nelle fiamme. Una volta spento l'incendio, servirono oltre 20 minuti per liberare il pilota dalle lamiere dell'abitacolo. Paletti, anche se non appariva ustionato, era esanime e versava in gravissime condizioni. Fu portato presso l'ospedale di Montreal, dove morì poco dopo il ricovero. A rivelarsi fatali furono le ferite riportate nella zona toracica, probabilmente aggravate dalle manovre rianimatorie, unite all'inalazione delle sostanze estinguenti. Paletti aveva inoltre riportato la frattura della gamba sinistra e della caviglia destra. Il pilota fu la seconda vittima in Formula 1 di quell'anno. Solo poche settimane prima, Gilles Villeneuve aveva perso la vita in un incidente sul circuito di Zolder. A rendere più tragico l'evento fu la presenza tra gli spettatori del Gran Premio della madre di Riccardo Paletti, giunta sul circuito all'insaputa del figlio che solo due giorni dopo avrebbe compiuto 24 anni.